Ti riservo come prima domanda quella più banale, cioè io immagino quando ti è arrivata proprio, non so se una telefonata oppure una proposta sulla tua scrivania di fare Leonardo da Vinci, cioè ti è saltato un battito? Mi sono reso conto adesso che ho accettato solo perché non ho avuto abbastanza tempo per pensarci, cioè mi è arrivata la proposta talmente a ridosso dell'inizio del film, ho detto ma lo faccio, ma perché mi sono cacciato in questo guaio incredibile? A partire dalla trasformazione, la cosa più banale, cioè la trasformazione estetica. E ci tengo a citare i due responsabili, cioè Maurizio Milenotti e Costumi, che sono una delle nostre eccellenze più grandi, e Mirella Ginnoto alla conciatura, che mi hanno catapultato, perché io il lavoro preparatorio l'ho fatto prima di tutto sul costume e poi solo in seconda battuta con Jesus sulla recitazione. E Francesco Frigeri a scenografia, perché quello che citavi prima, quindi lo studio del dettaglio, poi l'ambiente dove io mi sono mosso, è davvero impressionante e bellissimo. Quindi ho accettato per incoscienza. Sì. Quando hai capito che poi sarebbe stato ancora altro, cioè che non era la classica iconografia di Leonardo, ma era un modo per proprio riscrivere il personaggio, no? Che saresti dovuto andare dentro la sua mente, che anche a livello attoriale avresti dovuto rompere tutta una serie di immagini, immaginario che noi avevamo. Infatti in seconda battuta, dico, un po' come ha detto Francesco, io vado a fare un film biografico, insomma, epoca, e incontro Jesus che invece mi fa fare settimane di letture, improvvisazioni sul personaggio, con ogni singolo altro personaggio che sarebbe stato in scena, e ho detto allora io veramente non ho capito in che guaio mi sto cacciando. Dall'altra, come giustamente diceva Francesco, questo è l'unico metodo con cui si può fare un buon lavoro. Non che avessi considerato superficiale l'approccio iniziale, la mia decisione è avvenuta sull'entusiasmo della possibilità di interpretare Leonardo, il come, il modo, l'avevo capito fino a un certo punto, ma avevo una base di giudizio, avevo visto i film precedenti, sia quello di Jesus e sia gli altri film d'arte Sky. In questo caso però mi veniva proposto di alzare l'asticella. E dal punto di vista più interessante per quanto riguarda l'attore, cioè dal punto di vista umano, l'asticella poi della post-produzione, della confezione, quella è responsabilità di tante persone che sono qua in sala, ma è poco del mio lavoro. Invece dell'approfondimento su chi è davvero Leonardo, che è poi la cosa che sappiamo di meno, invece spettava a me e al lavoro fatto con Jesus, che è stato faticosissimo e estremamente, estremamente stimolante e interessante. E ancora lo ringrazio perché è un approccio, è l'unico approccio possibile per fare qualcosa di qualità, e spero che vi sia arrivato questo lavoro. Peraltro, se mi posso permettere, trovo potentissimo proprio la dinamica che si sente anche in voi nelle diverse fasi del vostro lavoro, della scoperta, cioè si intuisce quanto il film sia stato un viaggio anche per voi e non solo per chi poi l'avrebbe visto. Anche il modo di intraprendere e interpretare Leonardo da Vinci, che davvero è una sorta di icona invincibile, non so se Jesus... Dobbiamo rigirare solo il primo giorno. Questo è un segreto. No, questo è un segreto, è talmente complesso il lavoro che stavamo facendo e quando poi abbiamo visto il film abbiamo riconosciuto il primo giorno di riprese. Noi abbiamo avuto tantissimi giorni di riprese e il primo giorno c'era ancora qualcosa che non era perfettamente a fuoco. Poi man mano, forse la sensazione di cui stavi parlando, cioè che la messa a fuoco della ricerca è avvenuta nei giorni successivi anche per noi, perché abbiamo preso le misure su quello che stavamo facendo. Quindi finita la prima visione, io mi sono girato verso Gesù e ho detto dobbiamo rigirare il primo giorno. Oh, guarda, sono passati 6 mesi e non penso che sia possibile. Perché era tutto un meccanismo ad orologeria. In realtà l'ho messo una trappola a Luca, quando stavamo provando, gli ho detto non ti preoccupare, quando facciamo le riprese, che ti potrai muovere liberamente, noi con la macchina presa ti seguiamo, no? Ovviamente
io non sapevo che non sarebbe stato così, perché si muovevano le pareti, cambiavano le luci, e la macchina presa si muoveva, quindi il fuoco doveva essere quello. E al terzo giorno mi ha detto, sei un disgraziato, te mi hai detto che mi potevo muovere liberamente, invece qua devo andare dal millimetro. Mi ricordo quello... È stato tutto un inganno, ve lo assicuro, dalla prima proposta di Sky, non è... un inganno. La parola giustamente. Abbiamo cominciato alla grande, ci sono... Ci sono domande da parte dei colleghi, se no io diamo la domanda là. Probabilmente è facile facile, eh? Sì. Anche una tecnica di specularità per alcune immagini. È tutto nel trattato dell'ottica di Leonardo, c'è anche molto questo, no? In realtà ci sono tante cose che non sono ovvie nel film, che io ho usato come partendo dai suoi trattati. Quindi lui ha tutto un trattato, adesso non ti spiego tutto, però appartiene un po' a alcune cose del trattato. Lo stesso l'utilizzo della luce, che Daniele Cipri è stato il direttore della fotografia, abbiamo analizzato, abbiamo fatto un lavoro sulla temperatura colore, su tutto quanto ci siamo mossi, tutto su... Siamo partiti sempre da Leonardo, quindi le specularità, anche certe inquadrature, certi movimenti di macchina. E ad esempio anche alcune cose, alcuni degli esperimenti che voi vedete lì, è stato il gruppo qua di scenografia, era molti dei suoi esperimenti lui li aveva scritto ma non li aveva mai realizzati. Quindi metterli in scena, noi abbiamo dovuto fare, sperimentare, il vetro si rompeva, non si rompeva, la scena dell'occhio è stata una sperimentazione costante, perché non riuscivamo, seguendo le istruzioni di Leonardo da Vinci, non è vero che si tagliava l'occhio così, quindi c'è stata una quantità di sperimentazione sugli esperimenti che vedete qua, anche nostra, quindi è stato un viaggio un po' leonardesco anche nostro. Un'altra domanda lì? Questo è un pochino più facile, ecco, bravi, mi piace la solidarietà tra colleghi. Buongiorno, Elisabetta Esposito, Gazzetta dello Sport. E il processo di umanizzazione di Leonardo mi ha portato anche a pensare a un Leonardo ai giorni d'oggi, proprio perché c'è stato un certo distacco dal mito, dal genio di Leonardo, per come l'abbiamo percepito fino ad oggi. E volevo chiedere a Luca se secondo lui un Leonardo da Vinci nato oggi da relazione extraconiugale, quindi comunque con mezzi relativi, nel mondo di oggi riuscirebbe, in Italia, nato a Vinci, riuscirebbe comunque ad emergere con il suo genio oggi? Ne sono assolutamente convinto. Non solo penso che si nascondano tra di noi, o magari non si nascondono neanche, ma se un tempo l'espressione del genio poteva essere qualcosa di visibile come la pittura o la scultura o l'ingegneria, magari adesso sta dietro un computer a decidere del nostro futuro senza che noi ce ne rendiamo conto. La forma del genio magari è diversa, ma sono sicuro che ci siano le stesse identiche possibilità. C'è anche da dire che insomma un po' c'è quello in fuga, è stato pure lui, perché Firenze, Milano, Francia, insomma, diciamo che poi non è... L'Italia era un po' la stessa anche allora. A Lambert volevo fare una domanda. Mi ha meravigliosamente sorpreso il fatto che lei ha cristallizzato in eterna giovinezza Leonardo, cioè gli altri maturano, invecchiano, tutti intorno decade, passano i periodi di potere e lui rimane in questa Wunderkammer, come avete detto voi giustamente, e quindi volevo sapere come mai l'ha incastonato in questo diciamo ruolo, cioè figura. E poi a Argentero, venendo da Detective Story, commedia all'italiano, cioè spiegato un pochino l'approccio, però volevo sapere il parrucco, cioè come ti sei messo col discorso dei belli capelli, come si diceva. Ha ragione quello che dicevo prima, totale incoscienza, ma questo è il 99% delle decisioni che prendiamo rispetto al percorso.
io non decido mai quello che farò, la storia arriva, la leggo, è una follia, la faccio. Sì, certo. Il parrucco è ovvio che la, qualsiasi trasformazione fisica, che sia un dimagrimento, che sia un diverso tipo di capelli, ha un coefficiente di rischio. Anche mia madre ha detto, ma come una parrucca bionda lunga? Non lo so. E io stesso, vedendomi i primi giorni, ho provato un senso di spaesamento verso me stesso. Ma allo stesso tempo, appena l'ho messa, ho iniziato a muovermi in modo diverso, a capire che il capello, sull'atteggiamento che ha una persona, impone un modo di muoversi, di stare, di respirare. Quindi, come poi un accento, un dialetto diventano un'arma, se tu ci fai pace, ci fai amicizia, e diventano una cosa in più. Volevo chiudere con Lamberto, l'altra domanda è, Leonardo era anche musico, tu alla fine hai usato Bach, lo stesso pezzo che Pasolini ha messo in accattone, no? E come mai c'è poca musica del periodo? Grazie. Rispondo prima al perché lui non invecchia mai. In realtà il concetto del film, della narrazione, è che tutto succede nella sua mente. Quindi te come ti vedi a te stesso? Ti vedi uguale sempre, no? Quindi è come se te pensi a te stesso, come ti vedi? Ti crei una tua immagine. E mentre tutto il resto delle cose te li vivi dentro la tua testa, e tutto cambia, no? Tutto cambia tranne te stesso, te ti vedrai sempre uguale. Quindi il concetto di Leonardo, che dall'inizio alla fine identico, parte da questo concetto. La musica. In realtà per me era fondamentale fare questo viaggio dentro la mente di Leonardo. No? Ovviamente con Matteo abbiamo ascoltato i madrigales, abbiamo fatto una ricerca importante, però credo, abbiamo usato alcuni elementi, ma fondamentalmente a me piace anche la contaminazione. Il lavoro che abbiamo fatto era di contaminazione, con alcuni strumenti di corde, con musica elettronica, però che ci permettesse entrare in questo viaggio nella mente, no? Creando identità, creando nei diversi movimenti delle profondità maggiori o della leggerezza maggiore. No? Il perché Bach? Perché Leonardo a me sempre ha dato qualcosa di spirituale, di sacro, Leonardo. Se te vedi i suoi dipinti, hanno qualcosa di intangibile e di sacro. Che quel brano, che Bach, credo che sia importante. Infatti, quello l'ho messo durante le riprese, quando c'era la scena della tempesta. Da lì poi non ho voluto più togliere. Volevo che intervenisse un attimo Andrea Occhi Pinti, sia per raccontare anche l'avventura distributiva, sia perché, se non sbaglio, c'è un progetto che è quello delle mattine per le scuole, che dal 2 ottobre renderà disponibile il film anche per le scuole. Quindi, insomma, se... Sì, buongiorno a tutti. Intanto siamo molto felici di questa collaborazione, che ci auguriamo vada avanti con Sky, è iniziata con Michelangelo, e speriamo di avere altri progetti interessanti come questo. Il pregio di questo film è che è di Sky, che li produce, è quello di portarli a un pubblico molto vasto, personaggi così complessi, in maniera così originale come è stato accennato poco fa, in particolare di questa storia, cioè entrare un po' nella mente di un artista. Questo film, a differenza di Michelangelo, uscirà con un'uscita tradizionale, non come evento per i tre giorni, uscirà il 2 di ottobre. Ci auguriamo di avere più o meno lo stesso numero di copie, ovvero 300, erano in quel caso. E l'attività per le scuole è un'attività molto importante, dove noi in particolare abbiamo l'ufficio scuole molto sviluppato, che lavora da anni su film, diciamo, adatti ai ragazzi. Questo in particolare è perfetto, insomma, c'è già moltissimo interesse e ci sono state già moltissime richieste dalle scuole che si sono attivate, per cui anche quell'aspetto lì è un aspetto veramente rilevante. Tra l'altro, qualcosa di prezioso, soprattutto alla luce del fatto che Leonardo da Vinci
l'iconografia di cui parlavamo prima dipende anche magari da un approfondimento scarso per le scuole. Abbiamo una domanda qua, grazie per la pazienza, scusami, ma ecco qua. Grazie, sono Elisabetta Colangelo, sono qui per Grazia, sarò sintetica. Volevo sapere come è caduta la scelta su Luca Argentero per rappresentare Leonardo, che immagino che sia stata una, diciamo, una domanda importante, cioè una scelta importante. E poi Argentero, chi è il tuo Leonardo da Vinci? Molto facile. La scelta per Luca è stata quasi automatica, no? Quando, perché se leggi le descrizioni dell'epoca su Leonardo da Vinci, scrittore di coetanea, lo definivano come un uomo alto, bello, elegante, simpatico, carismatico, no? Allora questa era la descrizione che noi avevamo su Leonardo da Vinci. Ovviamente era Luca. Ovviamente la carriera di Luca è molto interessante, mi piace molto come questa carriera, mi piace molto anche come la sua recitazione, quindi con questo canale, con Sky, con tutto Sky abbiamo deciso di coinvolgere Luca, che anche noi avevamo paura che dicendolo che vuoi interpretare Leonardo da Vinci dicesse no, però l'abbiamo rischiata e tu Leonardo da Vinci, non provare a dire Leonardo da Vinci, no. un osservatore, che poi è quello che se fai questo lavoro, insomma, il lavoro dell'attore, ti imponi di fare costantemente, no? Tendo a provare piacere e gusto nell'alzare ogni tanto lo sguardo al telefonino e vedere quello che mi circonda. E in questo senso Leonardo me lo ha, insomma, ha reso molto vicino, molto, molto simpatico, molto a pelle una persona frequentabile. Perché avere voglia di osservare davvero il mondo che ti circonda, anche solo una cosa bella, che si tratti di un tramonto o di una foglia che cade, e non volerti fermare solo esclusivamente a quell'immagine, ma a capirne un po' di più, è un, penso, bellissimo modo di vivere oggi, che invece è un momento in cui ci si ferma il titolo, no? C'è una superficialità legata alla velocità dell'informazione, forse allo scarso interesse, però ti fermi al titolo e raramente leggi l'articolo. Invece nel suo caso l'osservazione era lo spunto, ma poi la parte interessante era approfondire. In quel senso provo vicinanza, simpatia, ed è quello che mi porto dietro del mio Leonardo. Provo a interpretare l'interesse per curiosità personale della domanda della collega, nel senso, c'è qualcuno, un uomo o una donna, che immagini come Leonardo da Vinci moderno? A parte neanche Pannofino, no, non lo so, non ho idea. Cioè, se ritornavamo alla domanda di prima, e quindi alla risposta che è un genio contemporaneo, pensi subito a uno Steve Jobs, no? Uno che è in grado di rivoluzionare, stiamo parlando dell'artista che ha dato il via al Rinascimento, insomma, l'uomo che troviamo. Immaginati un qualcosa di rivelatorio per l'umanità intera, quindi. Quindi prima chi ti viene in mente uno di quei personaggi lì, uno Zuckerberg o uno Steve Jobs, il casting del film è stata, devo dire, uno dei rompicapi più grandi che ha avuto la produzione, perché in realtà noi il casting l'abbiamo fatto con le pitture dell'epoca, quindi il Perugino che avete visto nel film è incredibile, identico, Cecilia Generale, Angela Fontana, e allora noi avevamo tutti anche i 12 apostoli, avevamo tutta quella referenza, allora l'ufficio del casting stava impazzendo, perché diciamo, no, questo è anziano però alla pazza, no, non può essere, deve essere identico. Allora è stato un processo di casting dove, devo dire, a volte la produzione mi odiava, però dicevo, no, deve essere identico. I 12 apostoli è stata, o trovare un anziano, come quello che analizzava il cadavere, è stata una delle cose più difficili, però è stata una ricerca iconografica molto interessante.
Sì, a questo proposito, cioè, Francesco Gallo, a questo proposito mi fa piacere anche citare chi ha interpretato Ludovico il Moro, Massimo De Lorenzo, che è un attore straordinario e che lo ha dimostrato anche qua. Non è uguale a Ludovico il Moro. No, è sconcertante. Se io lo conosco personalmente, ovviamente l'ho preso anche in giro. Una domanda molto semplice, non ho domande intelligenti da fare. Quello neanche io, sto qui per questo. Però uno ci provo. È una domanda tecnica, perché mi sembra che c'è la novità che esce in sala, ma non per un periodo breve, questo film, rispetto agli altri. Vorrei capire un po' meglio cosa è successo per cui un film del genere viene proposto in sala probabilmente per un periodo più lungo, se ho capito bene, e poi capire un po' la finestra con Sky, cioè quando è che lo vedremo su Sky? Tutto qua, grazie. Quindi siamo ancora alla candela. Sì, poi appunto se Andrea vuole dire forse perché appunto andare al cinema proprio perché un film lascio a lui che è sicuramente la persona più corretta per parlarne, però io vorrei dire a proposito di questo, proprio il fatto che il possa andare al cinema come un film vero e proprio e non un evento, un film d'arte su Leonardo da Vinci, testimonia l'interesse che il pubblico italiano, il pubblico mondiale sta dimostrando per determinati temi, cioè la cultura non deve essere necessariamente noiosa, la cultura può essere estremamente entertaining e quello che a me come sogno piacerebbe che accadesse con noi in Italia, con noi come team che stiamo cercando di portare questo tipo di lavoro sul territorio è che anche da noi quello che è il film d'arte o il documentario d'arte assurgesse al ruolo che ha già da molti anni in UK, per esempio su BBC, piuttosto che in Francia con France 5, Arte, o negli Stati Uniti con Showtime e HBO. Cioè abbiamo avuto un film pazzesco sulla vita di Gianni Agnelli che è stato prodotto in America e che ha avuto un successo pazzesco. Michelangelo in Italia su Sky Cinema e su Sky Arte ha fatto dei numeri da blockbuster americano. Quindi alla gente, al pubblico piace quando un prodotto di questo tipo che è intrattenente ma è anche profondo, che fa vedere qualche cosa che è cultura ma è anche storia, divertimento, lo testimonia attraverso numeri che sono quelli che vanno a vederlo al cinema, quelli che lo guardano in televisione, e questo è il motivo per cui noi siamo come Sky e poi appunto lascio ad Andrea, convinti che se possa percorrere l'iter del film normale cinematografico, che lo porta però in questo caso a seguire anche la finestra televisiva corretta. Cioè una volta che tu vai al cinema non come evento, in televisione ci vai dopo 105 giorni minimo. Per cui su Sky Cinema e su Sky Arte sarà in onda il 1 di gennaio del 2020. Ancora dentro le celebrazioni leonardiane o leonardesche, io dico leonardiane, mi piace di più, e poi io sono toscana, la dico così, e quindi su Sky va nel 2020. Andrea. È una valutazione che abbiamo fatto insieme, è dovuta naturalmente un po' alle caratteristiche di questo che è un film, non è un documentario diciamo semplice, è un po' le caratteristiche, il cast, la regia, il successo del precedente Caravaggio, anche insomma tutte le celebrazioni che ci sono sul Leonardo quest'anno, insomma abbiamo pensato che i tre giorni potevano stare un po' stretti a questo tipo di film, cioè di solito a volte si ripete, se il film ha avuto successo dopo tre giorni si fa un altro appuntamento magari dopo un paio di mesi, altri tre giorni, dopo un mese, così. Abbiamo pensato che questo film gli dasse una chance, potesse giocarsela bene con la competizione anche del weekend, perché non
come tutti sapete, tre giorni sono tre giorni feriati, da lunedì al mercoledì. Queste sono state un po' le valutazioni. Non so se Gabriele, se vuoi dare il microfono a Gabriele, aggiungere qualcosa rispetto a questo. No, sostanzialmente sì, il discorso è questo. E noi avevamo notato anche con Michelangelo una richiesta da parte del pubblico di continuare a vedere il film, e quindi a maggior ragione su questo progetto abbiamo voluto proprio concedere lo spazio e il tempo al pubblico per vedere il film, non costringerlo, non limitarlo dentro una finestra di tre giorni, perché c'era il rischio poi di non soddisfare una richiesta o un'esigenza di vederlo. Quindi questo, diciamo, è una... Anche per concentrare meglio, insomma, diciamo, lo sforzo promozionale, cioè perché veramente è un peccato se poi scompare dalla sala e c'è invece un'attesa, un pubblico che non è riuscito a vederlo in quei tre giorni, no? Sì, anche con, appunto, con Skyart abbiamo concordato che questo fosse, diciamo, la strategia migliore per cadenzare comunque un film con queste caratteristiche. Siamo all'ultima domanda. Antonella, prima di lasciare gli ultimi colleghi, Antonella, prima avevamo lasciato un po' in sospeso il futuro, no? Sì. Cioè, mi farebbe piacere che avessimo una prospettiva anche... Ovviamente noi vogliamo andare avanti con questo percorso, come dicevo prima, abbiamo tutte le... anzi, in modo molto autarchico, dico che siamo anche meglio e possiamo fare anche di più perché abbiamo il patrimonio più bello del mondo, e quindi l'intenzione è quella di guidare e non essere followers nel modo in cui viene esposto questo tipo di capitale culturale, e quindi essere all'altezza, appunto, dei vari Showtime, HBO e Arte che citavo prima, e sicuramente lo siamo, e quindi proseguiremo con almeno un paio di film all'anno. Tra l'altro, a livello Sky Studios, non so se appunto è arrivata la notizia che è stata fondata questa entità che si chiama Sky Studios, che produce prevalentemente ad oggi scripted, però noi lavoreremo anche sui film d'arte, quindi cercando di dare ancora più fuel a questo tipo di produzione con un grande interesse di tutto il gruppo Sky a livello internazionale su questo tema. Quindi sì, stiamo già lavorando a delle letture, a un nuovo progetto, con l'intenzione di portarne in sala almeno un paio all'anno. Mi sembra una splendida notizia. Non so se c'è l'ultima domanda. Ma se la faccio così, credo che una voce abbastanza potente. A Jesús, la responsabilità che può nascere in un regista come te, raccontare agli italiani personaggi di questo spessore. Io pensavo, per esempio, io sono messicano come lui. Sempre siamo raccontati dagli americani, dagli europei, eccetera. Sembra che quello che raccontiamo noi di noi stessi non vale. Adesso è il contrario, che un messicano viene a raccontare a personaggi di un spessore enorme, no? Universale. E questo, oltre a un orgoglio per qualsiasi messicano, dico, qual è quel peso che può essere per te, no? Azzardarti a fare una cosa del genere. Sì, noi non siamo italiani, non siamo... Io credo che per fare un regista devi essere molto incosciente nella vita, perché altrimenti non diventi mai regista. Sì, io sono messicano, però dietro c'è tutta una squadra Sky molto importante, e con grandissimi professionisti che vanno dal montaggio, all'scrittura, quindi sì, la regia è ovviamente quella che è più vista, chiamiamola così, ma è una squadra tutta italiana, e al di là della nazionalità, e io vorrei andare oltre la nazionalità, perché l'arte non è una nazione, non è una nazionalità. Quest'arte, Leonardo credo che sia mondiale, sì, è italiano, però io credo che sia patrimonio universale, no? E Sky ha permesso di creare un gruppo di lavoro con le eccellenze italiane del cinema, dal montaggio, dagli effetti visivi, la musica, la scrittura, scenografia, vestuario. E devo dire che per me è stato una specie di
grande orgoglio poter lavorare con tutti questi grandi professionisti raccontando un personaggio come Donatello. Bene, io chiedo scusa a tutti gli altri. Chiedo scusa a tutti gli altri colleghi che non sono potuti intervenire, chiedo di avvicinarsi solo alle radio che appunto faranno il radio call con Jesus, Francesco e Luca. Io ringrazio Francesco Pannofino, Jesus Piazza Slamber, Luca Giampero e Antonella De Luca.